Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare, come vi ho già promesso su Instagram, il video dove andremo a realizzare degli oggettini fai da te per la scuola. Allora, quello che ho pensato io sono un quaderno da rivestire, un portapenne, una matita. Allora, non sono sicura che il soggetto a cui ho pensato possa piacere a tutti. Io ho pensato agli Angry Birds, a parte che è un film d'animazione che mi piace un sacco, ma anche perché in questi giorni, non so se è uscito poco fa o uscirà tra poco, appunto uscirà il secondo video di Angry Birds e quindi ho scelto loro come soggetto. Due premesse: il primo, se non vi piace, semplicemente me lo lasciate scritto nei commenti e mi dite quale soggetto vorreste vedere appunto in questi progetti qua. E seconda cosa, tenete sempre presente che gli stessi procedimenti che utilizzerò per fare questi DIY oggi in questo video lo potete utilizzare per fare qualsiasi altro progetto identico, cambiando semplicemente il soggetto. È una cosa semplicissima e lo vedrete insomma man mano. Alla fine, se avete un po' di manualità e un po' di fantasia, potete riuscire, guardando questo tutorial, a personalizzare il quaderno secondo i vostri gusti. E con questo ho finito, una premessa lunghissima, e cominciamo subito con il DIY. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi piacciono questa tipologia di video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Potete anche cliccare sulla campanellina in modo da rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, iniziamo! Dunque, quello che ho scelto come materiale per realizzare il video di oggi sono dei cartoncini colorati. Questo perché so che in genere più o meno tutti quanti in casa dovremmo averlo e perché è facile da reperire, insomma. Però potete utilizzare allo stesso modo anche il feltro o la gomma Eva, insomma, scegliete il materiale che preferite, il procedimento è identico. E un altro materiale divertente che andremo ad utilizzare oggi è la lana. Io purtroppo ho solo questa qua fina, quindi oggi utilizzerò questa. Vi consiglio di utilizzare quella un pochino più grossa. Prendo il mio tablet per avere davanti l'immagine degli Angry Birds, in modo da fargli il più simile possibile. Dunque, come primo progettino di oggi ho pensato alla matita, alla quale andremo a realizzare la testa, insomma. E appunto andremo a realizzarla con la lana. Quello che vado a fare è semplicemente un pompon. Vi ho già fatto un video su come realizzare il pompon. Quello che vado a fare oggi è arrotolare la lana attorno a tre delle mie dita. Ok, mi sembra che come misura ci siamo. Cerchiamo di togliere la lana. A questo punto, con un pezzettino di filo, vado a chiudere il mio rotolino. Ecco qua. Ora andiamo ad aprire la lana al centro. Questo è il pompon che viene fuori. Quello che vado a fare ora è dargli un po' di forma, perché è un po' tutto storto e quindi cerco di dargli un po' di più la forma rotonda. State attenti quando tagliate a non tagliare troppo. Quello che vado a fare ora è o incollarlo direttamente alla matita, in questo modo qua, con un po' di colla caldo, oppure nel mio caso vado ad utilizzare questo cappuccio qui, quelle che si utilizzano sulle pistoline giocattolo, e praticamente vado ad inserirlo qua e lo posso togliere e mettere quando voglio. Se vi piace di più questa soluzione qui, potete crearvi un cappuccio da soli utilizzando la colla caldo. Andate a rivestire con della carta da forno questo l'ultimo pezzo della matita, create questo cappuccio con la colla caldo, una volta che si asciugate lo sfilate dalla matita, gli togliete la carta
da forno e poi, insomma, potete utilizzarlo per toglierlo e metterlo appunto esattamente come questo cappuccio qua. Prima però andiamo a creargli il viso. Dunque, ho realizzato il pompon. Gli occhietti, le sopracciglia e il becco. Adesso vado ad incollare tutto nel pompon utilizzando la mia colla vinilica. Sto guardando un po' là e un po' qua per il discorso delle due videocamere. Adesso vediamo cosa ne salterà fuori. Allora, la colla vinilica ci metterà un po' ad asciugarsi, ma allora ci manca il becco dove ho aggiunto un po' di colla soltanto nella parte iniziale. Ed eccoci qua. Ci manca di aggiungere soltanto il tappino e quindi quello che vado a fare è scavare un pochino al centro della lana, in modo da poter nascondere il tappino all'interno. Ed eccolo qua. Ed ecco qua il primo Angry Birds di oggi. Ok, lo lasciamo qua in parte ad asciugare. Allora, per fare il vasetto ho scelto l'Angry Birds rosso e quindi vado a prendere un pezzo di carta rosso. Quindi vado ad applicare un po' di colla nel vasetto. Fate bene attenzione alla parte sotto e a quella sopra. Allora, io sono sempre scentrata, non so da che parte guardare, quindi abbiate un po' di pazienza. Prima o poi riuscirò ad abituarmi. Poi prendo un foglio di carta e vado ad arrotolarlo attorno al mio bicchiere, facendo attenzione che sia liscio. Adesso vado a togliere tutta la parte in eccesso. Andiamo a tagliare anche qua su un cartoncino bianco gli occhi degli Angry Birds. Piego a metà il cartoncino in modo da realizzare due occhi identici, o almeno che si assomigliano il più possibile. Questi sono i due occhi. Con il cartoncino marrone vado a realizzare le sopracciglia e quindi anche qua lo vado a piegare a metà in modo da realizzarne due identiche e quindi queste sono le due sopracciglia che andremo ad incollare sul nostro Angry Birds. Andiamo ad incollare il nostro vasetto, prendiamo la colla. Allora, la pancia, gli occhi. Ed ora andiamo a metterci anche le sopracciglia e adesso andiamo a posizionare anche il becco. E anche il nostro bicchiere portapenne è pronto. Adesso passiamo al quaderno. E per questo progetto ho scelto il personaggio verde, che non è un uccellino, ma un maialino, mi sembra. Allora, se avete un foglio A4 andrete a ricoprire un quaderno piccolo, se dovete ricoprire un quaderno grande avete bisogno del foglio, quello più grande, insomma, il doppio della misura A4, che adesso non mi ricordo qual è. Allora, per fare questo progetto vado a piegare a metà il foglio verde
vado ad incollare anche qui tutto il quaderno, facendo sempre bene attenzione ai bordi. Da un lato che dall'altro, che da questa parte qui. Una volta che ha aderito bene, la colla si è asciugata bene, andiamo a togliere l'eccesso di carta per tagliare. Vado semplicemente a seguire il bordo della pagina. E adesso andiamo a realizzare anche qui il visetto del maialino, proprio come abbiamo fatto per gli altri personaggi. Allora, a questo punto mi servirebbe un pezzo di cartoncino verde più chiaro, ma io non ce l'ho e quindi niente, ne utilizzerò uno dello stesso colore e vado a realizzargli il naso. Adesso gli occhi. Così. E adesso andiamo a disegnare tutte le parti che mancano con il pennarello. Anche quello destro. Poi i due puntini del naso, e per ultimo vado a disegnare anche le sopracciglia. Ora, se vi piace così, lo tenete così, se no fate come me e aggiungete anche le orecchie. Andiamo ad incollare anche queste, però questa volta metto la colla soltanto nei due angoli del quaderno. E ora comincio con il viso. Allora, come prima, inizio dagli occhi. Uno qua. Uno qua. Il naso e la bocca, che vanno più o meno così. Quindi questi due. Ok, dovremmo esserci anche con questo progetto. Questo qui è il risultato finito. E niente, qui ci sono i tre progettini fai da te dedicati agli Angry Birds. Io mi auguro che vi siano piaciuti. E niente, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!